Stavi maturando una simpatia verso quell'omino. È gravissimo. Allora, questa è la schermata iniziale. Voi ditemi se si può fare un gioco così di merda. Tanto cambierò locandina del gioco. Questa schermata iniziale, che adesso non leggo perché ho già letto, ma voi potete leggerla se volete. Tanto qua cambio il gioco, ci andiamo a mettere North con l'H, quindi espirato. North. Ecco qua. Dice che il gioco dura circa un'ora e già uno capisce che gli hanno rubato i soldi. Non c'è modo di salvare, e quindi già gli girano i coglioni due volte, perché Switch è portatile, però se non posso salvare e cambiare il gioco, una volta che lo fate partire, siete costretti a giocare a questo gioco qua, sino a che non l'avete finito. E questo è più o meno quello che vi dice. Ogni tanto apparirà una letterina e quello segnala il fatto che potete fare corrispondenza con vostra sorella. La trama del gioco e la longevità del gioco si ampliano se voi mandate queste lettere. Se voi non mandate queste lettere, il gioco è una merda, ma una merda. Adesso andiamo a vedere quanto fa schifo. Cioè, no. Se l'omino fucsia con un occhio solo già non vi è piaciuto, questo a livello di gameplay è pure sotto. Veramente. La Russia. Vodka, mignotte e indie di merda. Veramente. Se lo sa Putin che fanno sti giochi. Gulag, subito. Questa sorta di... Ah, intanto qua c'è una scritta tra poco live con che io dovrei anche un po' rimuovere, no? Ok, rimossa. Questa enorme schermata rossa che voi vedete è il filmato introduttivo. Ma... A bere seria, ma tu citi dei giochi troppo in alto, Chris. Non sprecare paragoni per questo genere di gioco. È bella la trama, non è bello il gioco. Questo splendido filmato introduttivo ci ha detto che lui stava viaggiando verso il nord. Ieri io arrivato nella città, traduco al volo. Io conosco, io ho promesso di scriverti più presto. Mi sarebbe andata, ci ho provato, ma il deserto non perdona ed è senza riposo. E non ho avuto un momento per respirare. Non puoi nemmeno cominciare ad immaginare com'è. Il calore, vabbè, qua racconta il viaggio che ha fatto tramite il deserto. Sappiamo che tutti o quasi i migranti, soprattutto quelli subsahariani, devono attraversare il deserto per migrare. I applied for asylum. Questo significa che ha fatto richiesta di permesso di soggiorno oggi. No, è una reale traduzione, non sto inventando. Le persone qui parlano in maniera strana, non capisco bene cosa devo fare. Sono sicuro che lo capirò presto, va bene. Questo è l'inizio del gioco. Cioè, già la metafora dell'alieno viene meno, perché lui ha dovuto attraversare un deserto, ha fatto richiesta di permesso di soggiorno, insomma, è abbastanza diretto il gioco, non è che ci gira tanto attorno. Nel frattempo, vabbè, qua parla della meccanica di gioco, proverò a scriverti ogni volta che faccio qualcosa, e noi lo faremo almeno per un po'. Mentre pensate, cominciate a pensare che io abbia rotto la Switch, in realtà questa è la grafica del gioco. Questa dovrebbe dare la sensazione di smarrimento, confusione e squallore di un migrante che si trova all'interno di una città, lui che non è mai stato in una città, ma probabilmente in villaggi di capanne o roba del genere. Cominciamo e vediamo se possiamo già entrare in questa prima porta. Go home, questa suppongo sia casa sua, la sua location provvisoria. No, non volevo darvi assolutamente degli ignoranti, Stefano, assolutamentissimamente. Perché che sì, gli piace l'italiano tradotto al momento, ho fatto di quelle... Qua ci sono delle pillole, prendo le pillole. Ti senti male? Ti sentirai male. Pochi, pochissimi dialoghi ma pungenti se uniti alle lettere. Questi dovrebbero essere i suoi coinquilini. Vediamo che lui sta in una casa che è brutta. Riesce a sembrare brutta anche all'interno di un gioco già brutto. Gli omini sono ricreati con forma umanoide, ma anche aliena. Questo perché
La grafica orribile non permetterebbe altro, e sono quasi tutti scuri di carnagione. E questo però è una digressione mia, visto che in realtà non dovrebbe avere significato. Casa sua è fatta di cessi e di cose. Possiamo ascoltare la radio. In realtà non si ascolta veramente la radio, ma lui manderà una lettera alla sorella. Qua ci sono delle lettere, immagini, ok, delle vasche da bagno, va bene. Andiamo a vedere le comunicazioni con la sorella, perché in realtà il gioco non ci ha detto nulla, cioè è successo proprio niente. Ok, ho parlato con uno dei coinquilini che non sembrano parlare la mia stessa lingua. Vediamo se posso fare altro con altri. No, niente. Ma graficamente, prendiamo le tre pastiglie. Direi che abbiamo fatto tutto, usciamo per uscire. Questa cosa buia. Adesso andiamo a leggere le lettere, perché in realtà la parte interessante e toccante di questo gioco sono proprio queste lettere. Lui si scambia con la sorella. Andiamo a vedere come lui racconta questi brevi eventi alla sorella. Questa, ecco, questa è la più grossa critica che faccio a sto gioco. Tutto il gioco si basa su questa cassetta delle lettere, che però è invisibile. Cioè, sarebbe questa merda qui in un angolo. Voilà. Ci ho messo un'ora a capire che era una cassetta delle lettere. Avevo già quasi finito il gioco. Allora, uno dei miei coinquilini ha comprato un po' di droghe. Mi ha detto che quelle pillole l'aiuteranno a controllare i suoi sogni. Qua droga è in inglese, quindi può anche essere farmaco. Diventa lucido grazie alle pillole. Lei vorrebbe manipolare i dottori così che potessero credere alla sua storia. Almeno quello era il piano. Ma ora sta male, sta morendo. E non penso di averla vista svegliarsi per giorni. Cioè, questa qui è arrivata, ha cominciato a prendere delle pillole per farsi aiutare nella richiesta di permesso di soggiorno, per farsi sostenere che era malata, ma adesso dorme tutto il giorno. Qua invece è quello che si è attivato ascoltando la radio. Alla radio racconta una storia riguardo il sud. Lui arriva dal sud, il gioco si chiama Nord. Riguardo le proteste, la fame, le malattie. Anche se per qualcuno che è dovuto scappare dal proprio paese non sembra così peggio di quanto non sia, no, non lo so. È come se fossimo animali, è come se venissimo dall'inferno, cioè sentire questi racconti una volta arrivato in un altro paese. Mi manca certe volte il mio inferno. Mi manca la mia libertà anche. Tutto qua è controllato, monitorato. I miei pensieri non sembrano più neanche i miei. Come se ci fosse una voce nella mia testa ordinandomi che cosa fare. Non ti sento da un sacco, bla bla bla. Cara sorella, il mio appartamento è una merda. È sporco, umido e la notte si dorme a malapena. Uno dei miei compagni di stanza è completamente fuori di testa. Baudi, hai controlli. Parla riguardo un occhio che lo controlla. Questo è un elemento carino, lo vediamo tra poco. Il mio altro coinquilino passa i suoi giorni guardando a delle strane foto che ha trovato nel deserto. Dice che sono ricordi di tutti coloro che sono morti lungo la strada. Pensa che siamo tutti intrappolati, hanno bisogno di noi qua, ha detto, ma non siamo utili come uomini liberi. Cioè, che qua già è toccante, perché la metafora dell'alieno è durata 5 secondi, è crollata. Qua parla di immigrazione e ne parla anche in maniera un po' forte. Guarda, è un gioco che io, come tutti i giochi della Sometimes U, non vi consiglio di acquistare. Non l'acquistate, ovviamente. Ma se vi capita l'occasione di guardarvi un gameplay, un walkthrough completo, questo ve lo raccomando, perché può essere interessante. Ne parla in maniera non schifa, cioè non schiva. Va diretto al punto ed è toccante. Toccante. Questo, per esempio, è il lavoro. Questo dovrebbe, è un momento astratto che dovrebbe raccogliere l'idea del lavoro. Qua c'è un tizio, uno degli abitanti di questo pianeta, che si fa il bagno nel ghiaccio sostanzialmente. Cioè lui vive nel ghiaccio e ha bisogno di calore. Qua è un po' una sorta di paradosso per quelli che dovrebbero essere i bisogni della società occidentale, per cui siamo immersi nel ghiaccio e chiediamo calore. Questo è il luogo di lavoro e lo capiamo da tutte queste croci di morti. No, non è ironia, è veramente il luogo di lavoro. E il compito è quello di entrare all'interno di questa sorta di ricreazione di una fabbrica rovente in cui noi perdiamo costantemente energia e
e recuperare tre oggettini. Grazie al cielo io mi ricordo la strada, perché altrimenti sarebbe un po' lunga. Non mi ricordo con che tasto è che si scattava. Forse era B? Sì. Allora, aspetta. Attiviamo questa pressa. Jackhammer è pressa, sì. Tanto io mi sto muovendo malissimo. Ma poco importa. Torniamo subito indietro correndo. Non mi ricordo il tasto della corsa. Credo che sia questo, ma potrei sbagliarmi. Sono morto. E diciamo un grosso vaffanculo, eh. No, c'era un tasto per la corsa, ma non mi ricordo qual era. E se non corro, quale cazzo era il tasto per la corsa? Che se non corro muoio. Ah no, era dall'altra parte. Che bella questa ambientazione. Ricchezza di dettagli. Wow. Zelda Breath of the Wild. Eh sì, la poesia, la magia. Le croci. Ok, gioco è bello come sedersi su un cactus, cioè. Non sto andando più veloce in alcun modo. No, ho sbagliato strada, devo tornare indietro. Cazzo. Cazzo, 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 esci. Esci, esci. Safe. Ok. Allora, cioè, a un certo punto mi spiegava come facevo a correre, però forse è quello che mi ha ancora sbloccato la corsa. Qua sto prendendo un frammento, forse, eh? Forse, perché molto probabilmente morirò di nuovo bruciato perché non mi ricordo il tasto della corsa. Forse era R? No, sono morto di nuovo, vaffanculo! No, 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 non è giusto. Ci si riprova. Ansia e tristezza, veramente, questo è il gioco. Gioco dell'ansia e della tristezza. Però se correvo era abbastanza facile. Mi ricordo che la prima run ho preso due assieme di questi. No, è la B la corsa, solo che si nota veramente poco. Però è bello vedere come. È bello, oddio. Uno degli elementi più curiosi è vedere come al lavoro si muore. Prima cosa. E poi che dovete davvero far tutto di corsa o morite. Che non è soltanto. E questo. Ma come di nuovo? Vaffanculo. No, vabbè, ma sei rotto. Sei rotto tu, gioco di merda. Ma come, l'ho finito 3 volte. Ah, fuck. B di nuovo. Attivato? Sì, ok, fatto. Ma dobbiamo essere piuttosto rapidi. No, non l'ho attivato, vaffanculo, ma non c'ho più tempo, devo uscire. Ma che muoio di nuovo, eh? Stai a vedere che muoio di nuovo. Non mi sto incazzando. Russo di merda, riprenditi il tuo gioco. 3, 2, 1. Sono morto. Ma come? Oh. Oh. Porco Dio. No, vabbè, scusatemi le parole, ma entro, giro. Qua non sto usando la corsa, ok. Qua circa perdo la prima vita, va bene. Attivalo, stronzo. L'ho attivato, sì. Prendi l'oggettino. Preso. Qua perdo la seconda vita, ok, me ne rimane una. E non faccio a tempo. Te lo dico io, non faccio a tempo. No!
Oh, adesso lo chiamo sto russo di merda. Te e la tua tipa, minchia, veramente. Sto andando a prendere a calci nel culo. Ci credo che poi mi chiedi di promuoverti i videogiochi? Cristo, fai dei giochi di merda? C'è un corridoio del cazzo, devo correre avanti e indietro e muoio pure. Dove minchia devo andare? Cos'è sto posto? Qua muoio sicuro. Sono andato un po' troppo lontano. Ah, sono già morto, eh? Sono già morto. You died. Oh, c'era un tasto per la corsa. Faccia di merda, gioco del cazzo, stronzo. E se... Che tasto può essere? Cioè, ce ne sono quattro. E così mi muovo. Forse è questo? Forse l'ho trovato? Attivato, via, rapidissimo. Go, go, go. Preso. Come di nuovo ho perso la vita? No, ma la seconda barra di energia mi dura troppo poco. C'è qualcosa che non va. Dai, 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 dai. No, porco Giuda, oh. Faccio un altro tentativo, poi lo chiamo sto russo. Allora, c'era un tasto per correre, me lo dici? Qua sto bene, qua perdo energia, qua sto bene, qua perdo energia. Oh, premo tutti i tasti, come i bambini in sala giochi. Cosa c'è? Niente. No, torniamo a recuperare la vita. Ah, se non trovo la corsa, però... Dimmi qual è il tasto della corsa. No, questo è l'analogico e posso andare soltanto là. Ma ho già perso tutte le vite e non sono neanche arrivato al punto. Ma voi avete visto che a un certo punto ho cominciato a correre? Vaffanculo, giochi in merda. Andiamo a leggere un'altra lettera della sorella, poi ci riprovo. Già l'avevo detto di non comprarlo sto gioco, ma mo non ha neanche sa profondità di trama se dopo 2 minuti, Cristo santo, uno muore. Emozione a non finire mentre corro in mezzo a questi corridoi. La grafica di Nintendo 64 era bellissima, questa no? Che cazzo vuoi, stronzo? No, mi sa che devo andare prima a parlare con la cassetta delle poste. Neanche il soffitto. Già mi vedo. Questo è Eugenio Pinkeretor che va da mamma e papà e dice: mamma, papà, devo dirvi una cosa. Oddio, eh sì, mamma, sono diventato uno sviluppatore di giochi indie. Fammi vedere che gioco hai fatto prima che mi incazzo. E lui gli mostra sta merda. Lavoro in una fabbrica che sembra produrre energia per bla 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 i bassi fondi della città. È un posto sporco che fa rumore e puzza, e ci mancherebbe. C'è una creatura in una cisterna riempita con un po' di acido. Mio compagno di stanza dice che noi moriremo come tutte quelle lampi nelle miniere, ok? Ah, ecco che qua spiega. Ok, deve attivare 3 jackhammer e prendere le pietre. Ok. Ok. Era giusto, noi era supposto che noi morissimo all'interno della miniera. Perché poi lui ci spiega come fare. E ripercorriamo questo romantico. Minchia, quanto è brutta la città, agghiacciante. Agghiacciante. E adesso uno dice: sono stanco, salvo e lo guardo e lo finisco dopo il gioco. No!
Perché non puoi salvare questo gioco, lo devi finire tutto. Cioè, ti obbliga, no? Io penso che neanche lo sviluppatore ha finito al 100% questo gioco. Un'ora di gioco, ma non ce l'ha fatta. A 40 minuti si è rotto i coglioni e si è impiccato. Mamma mia, quanto è brutto, veramente. Basterà una Bex a rendere interessante questa avventura? Ma va, ma neanche Bamba e Mignotte te salvano. Poi chiedimi ancora di muovere i tuoi giochi, va? Dimmelo che posso correre, dimmi il tasto della corsa. Stronzo. No, parete chiusa. Ho già perso un punticino di energia, ma come posso fare? No, sono già morto, non faccio tempo a prendere niente, sicuro. Sicuro, sono già morto. Perché sono già sotto di energia. Guarda, now loading. Stai morendo, sei morto. Vaffanculo. E io mi ricordo che c'era un tasto per correre, ma Cristo santo. Oh, se qualcuno c'ha voglia di cercarlo su Google. C'era un tasto per correre, credo che sia B. No, non sto correndo, ho perso di nuovo energia nello stesso punto. O forse era la R. È attivato. Sì, era la R, vaffanculo, va. Solo che corre di una mezza virgola. Non farò a tempo, non farò a tempo. Non faccio a tempo. Muoio di nuovo. Guarda che muoio di nuovo. Va, va, va. 3, 2. Uno. Sei morto. Però forse ho imparato il tasto della corsa. Ultimo tentativo, va. È che ho skippato il tutorial. La prima volta me l'aveva spiegato che c'era un tasto per correre. Adesso no. Sa che non ho imparato nessun tasto della corsa. No, questo l'avevo già premuto. No? No, non l'ho premuto. Che cazzo? Ma come mai lì poi ne perdo due di barre di energia anziché una? Cioè ne perdo una per arrivare fin lì e poi una in 3 secondi. Però sono salvo. No, allora il tempo c'è ma è calcolato al pelo. Chiudiamo il corridoio. Qua, taglio l'angolo, giro, svolta. Corri. Cazzo sì, dai, puntalo. Diretto. Persa la prima energia. Cazzo, dai, 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 dai. Jackhammer, attivalo, attivalo, Cristo santo, dai! Dai che l'ho attivato. No, ho mirato male, vaffanculo, devo ritornare indietro, ricarica l'energia. Sid, muori, eh. Sid, va che sto giro, muori, eh. Ma pure buggato! Mi ha fatto tempo a ridare la vita e a morire. Cristo santo! Allora, non è la R, non è la B. Sarà il tasto A per correre? No, non era il tasto A. Oh, che tasto era? La X? La Y? Oh, ho finito i tasti. Adesso lo chiamo, sto russo. Ma qua! Non c'è abbastanza energia per farcela. Come senza risultati? No, la colonna sonora è figa, sì, perché l'ho spiegato prima, questi qui passano tutto il tempo nei rave a drogarsi, a prendersi le paste. Però nei rave c'è la musica buona. Chris, conto su di te, eh? Che è poco bella la live se io vado su Google. Attivalo, attivato, grande, 3, 2, 1, preso, via, 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 non c'è tempo, non c'è tempo, corri Sid. Dai, cazzo, dai, 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 fanculo!
Allora, ce la posso fare senza il tasto della corsa. Al primo giro lo attivo, al secondo riprendo la pietra. Diventa il gioco più difficile dell'anno, ma io ce la posso fare. Ma a un certo punto ha fatto lo scatto, eh. Ma non lo so, forse sono io che mi sto tirando scemo con. Allora, qua lo attivo e torno indietro e basta. Attivo, torno indietro, via, fatto. Corri, corri, Sid, corri. Come cazzo ho fatto a finirla sta fase l'altra volta? E poi gli altri due sono anche più lontani, eh. Cioè uno pensa adesso tra poco ce l'hai fatta, no? Adesso andiamo a prendere il pezzetto. Forse avevo preso la strada più lunga. Senz'altro avevo preso la strada più lunga. Prendiamo questo non so bene che cosa e lo riportiamo. Cazzo. Manca la vita, però un tempo decisamente migliore. C'era una strada migliore. C'era una strada migliore. Uno di tre. Z, secondo me era un tasto Z, ma non so perché non mi va ora. Poi c'è una grafica così brutta che non riesco a capire se sto andando più veloce o no. Cioè, sono problemi mica da ridere, eh. Già persa la prima energia e non sono neanche arrivato. No. Adesso mi sto smarrendo. Sono smarrito nello smarrimento. Come cazzo si faceva? C'era la corsa per forza. Cioè, mi ricordo che mi era apparso un pulsante dicendo: "Uè, guarda che se pigi, corri." No, ma sto gioco non è. Ma non è, credo neanche che sia in uscito. Cioè, io posso bestemmiarci sopra in anteprima. Questo è. No, veramente, oh. Cioè io non voglio parlare di politica, però bombardate la Russia se devono fare stingi di merda. R? Forse R? No, ma ogni volta dico che è R e poi non è R. Guarda, ho già perso un punto di energia e non sono neanche arrivato alla base. Questo, attivati! Boh, dovrei averlo attivato. Torniamo indietro! Corri, sì, cazzo, corri! Dove sono? Mi sa che mi sono perso, eh. Non dovrei essere qua. No, mi sono perso completamente. Dove minchia sono? Ma è gigantesca sta mi. Ah! Forse ho capito. Ah, forse ho capito. No, vabbè. Vabbè, se è quello che penso io, forse ho capito cosa mi ero dimenticato. Dovevamo bere. C'era il distributore. Quella cagata lì nell'angolo era un distributore d'acqua e dovevamo bere. L'ultima volta l'avevo fatto. Forse quello mi dà una maggiore longevità dentro la miniera. Intanto ho perso 21 spettatori. Ah, adesso posso premere con pulsante B per correre. Vaffanculo, un'altra vita, dai. Ma dai, ma lo finisco sì, sto gioco così, dai. Vedete che sono anche diversi i cuori, dovevo bere, avevo pensato a bere. Bravi russi, hanno fatto un bellissimo gioco, grande, bella idea. Facciamo il tutorial? No, non ce lo mettere il tutorial, così la gente poi dice le parolacce giocandoci. Ah, grande, bella idea, sì. E sono apparsi anche indicatori di dove devo andare. Bisognava proprio bere, sennò non mi faceva correre. Vabbè, era tutto semplicissimo. Bravo Sid, che hai perso 40 minuti per intestardirti su una roba impossibile. Adesso abbiamo preso le tre pietre roventi dalle presse e le consegniamo al tizio che si fa la doccia nell'acido. E che chiamano madre. Non so cosa voglia dire. Intanto abbiamo perso la possibilità di correre, quindi tutti i prossimi corridoi ce li dobbiamo sopportare. No, volevo arrivare al pezzo dopo perché era molto interessante che. Non c'ho cibo da darti? Cos? Kiss? No? Forse me ne manca una? Non me lo dire, eh? Le avevo prese tutte, no?
Brava Chris, c'ha molta paura il mio controller. Sta cagando in mano. No, in realtà volevo mostrarvi un'altra scena dopo questa che secondo me era davvero toccante. Eh sì, perché ero morto e quindi quest'ultima pietruzza non me l'aveva contata. Adesso dovrei averle tutte. Giusto? Le ho prese tutte e esco e gliele consegno. A meno che sto gioco non mi salvi le pietre prese e le debba prendere tutte e tre in una run. Però, anche fosse così. No, vi prometto che proprio 30 secondi, finita questa fase, vi faccio vedere una roba e poi chiudo perché lo trovo molto. L'ho trovato intelligente questo gioco. Insomma, l'idea era ambiziosa, intelligente. Eh no, le devo prendere tutte e tre in fila e poi uscire. Vaffanculo. Allora, l'idea di parlare di immigrazione in maniera forte tramite un videogioco utilizzando la metafora dell'alieno mi è piaciuta. Però uno si dovrebbe fermare e dire: la gente che gioca ai videogiochi c'ha voglia di parlare un'ora di immigrazione e dei drammi di un immigrato? No, fine. Quindi non facciamo il videogioco. Cosa vuol fare la gente nei videogiochi? Tirare gli schiaffi alle mignotte. Allora gli facciamo GTA. Sembra un ragionamento brutto, però è così. Adesso prendo al volo le tre pietre. Presa la numero 1, andiamo diretti alla numero 2. Forse riesco a prenderne anche tre in fila sto giro. Forse. Presa la terza, dai, dai. You are a good worker, compare. Perché abbiamo rischiato la vita, ma abbiamo preso tutte e tre le pietruzze. Ed eccoci qua, fuori, vivi. Mai più dentro a queste miniere, spero. Comunque, questa doveva essere una ricreazione, una rappresentazione del lavoro del migrante, cioè che si sono costretti a fare lavori in cui rischiano la vita, e il tutto per compiacere gli abitanti del pianeta. Questo però è un concetto un po' difficile. Non so, non so. Senz'altro lui parla di cose forti. Quello che vediamo in basso a sinistra è una sorta di approvazione, di timbro di approvazione per la nostra richiesta di permesso di soggiorno che ha dato questo alieno. E in generale ogni volta che noi aiuteremo gli alieni ci daranno la loro approvazione. Sì, esatto, il tutto però è scritto You are a good worker. Leggiamo due letterine e poi andiamo in quella che è, secondo me, la parte più interessante di questo inizio di gioco che vi ho mostrato. Vabbè, qua ti spiega che per correre più veloce devi bere il liquido. Solo che te lo dice dopo aver bevuto il liquido, cazzo. Il liquido si chiama Speeder. Ah, quindi è un liquido energizzante. Dovrebbe essere una sorta delle nostre Red Bull. Lui dice che però questo liquido gli fa male alla testa e fa bruciare i muscoli, come se stesse esplodendo. Mio compagno di. Il mio coinquilino c'ha ragione, queste persone non gliene frega un cazzo di noi, siamo soltanto strumenti. Una forza lavoro senza anima. Però già è cambiato tanto il mood, si è fatto molto più triste. È ancora più crudo nei contenuti. La metafora dell'alieno c'è dura soltanto nella copertina del gioco, perché appena acceso vediamo che sta parlando di altro. Quello che vi voglio mostrare adesso è molto molto carino. Questa è la chiesa. La prima parte era il lavoro, la seconda parte concerne la religione, questa è la chiesa. Il grande occhio, simbolo massonico, lo Sengai, ma anche simbolo antichissimo delle religioni egizie e di altre. Questi sarebbero i fedeli, tutti senza anima, tutti fermi a guardare. Noi possiamo andare verso l'occhio e possiamo chiedere di essere convertiti. Ma rifiuta la nostra conversione al momento. Per essere convertiti dobbiamo fare delle cose. Che erano. Allora, vediamo un po' se mi ricordo.
Dobbiamo farci vedere dalle telecamere. Qua diventa un po' complessa la metafora, ne perdo il senso. Però comunque ci sono questi lampioni telecamere. Noi dobbiamo farci vedere da tutti questi lampioni telecamere. Poi ogni tanto rientriamo in casa per vedere se è cambiato qualcosa. In stile Silent Hill 4 The Room. Quello che vedete non era un filmato, ma il mio controller che si è bloccato e sta correndo contro un muro. No, nell'appartamento non sembra essere accaduto nulla. Un coinquilino ancora qua a guardare le foto. Ci parliamo di nuovo? Magari adesso sta meglio, sta guarendo. No, eh. No, non mi ricordo neanche come si faccia a parlare, perché se non punti precisamente dove vuole il gioco, non potete interagire con gli oggetti. Quindi tanto tanto può andare perso durante la prima run di questo gioco. Qua c'è un muro un po' rotto, un po', vabbè. Tutto è una merda in questa casa, mi sta mettendo una tristezza, anche un po' di rabbia. Guarda che mi è caduto il foglietto. Allora. Rientriamo in chiesa, vediamo se adesso che ci siamo fatti vedere dalle telecamere. Vediamo un po', eh. Questa telecamera ci ha visto. Quell'altra ci ha visto, questa. Sì, no, sì. C'è già visto, qua non ce n'è più. Adesso poi c'era un qualcosa da fare che io non saprei, però dovrebbe essere legato alla chiesa. Vediamo se ci dà qualche indizio la corrispondenza della sorella. Vicino al mio appartamento c'è una chiesa, la chiamano la chiesa dell'occhio che guarda. Le persone stanno ferme come zombie, come se fossero già morti. Non sono sicuro se di unirmi, ma penso che ha qualcosa a che fare con le camere di sorveglianza. Si deve far vedere da tutte le telecamere di sorveglianza prima di poter diventare un membro della chiesa. Allora, stiamo facendo bene, però questa ci siamo già fatti vedere, quell'altra anche. Speriamo che non ce ne siano altre, forse di qua. Però no, me lo ricordo abbastanza buio. Telecamere di sorveglianza ce ne sono altre? No, pare proprio di no. Allora possiamo anche ritornare in chiesa e vedere se adesso siamo accentati all'interno di questa chiesa. No, non vedo altre telecamere di sorveglianza. Quindi entriamo. Niente, altre. No, che poi questo non me le salva, devo rifare. No, facciamo sta prova con la chiesa, vediamo. In realtà qua è più o meno dove sono arrivato con il mio primo gameplay. Ho detto, oh, che palle sto gioco, lo finirò live. Invece mi sa che mi sto rompendo le palle anche oggi. Vediamo un po' se. No! Ancora non possiamo far parte della chiesa. C'erano altre telecamere di sorveglianza da trovare. Quante emozioni. Adesso dove cazzo sono finito? Sono caduto accanto alla scala e quindi. Ah, questa telecamera l'ho fatta, quell'altra l'ho fatta. Ce ne saranno altre nascoste, va. Però intanto io direi che ho dedicato anche un po' troppo tempo, eh. Salutiamo la Russia. Salutiamo Eugenie Pincheretto, la sua bellissima fidanzata. You have nothing to say. Ah, ok. Non hai nulla da dire quando guardo. Però non trovo le telecamere, quindi vado un po' a fare in culo. Questo era Nord, un gioco che parla di immigrazione, ne parla in maniera toccante, ma soprattutto ne parla tramite il videogioco. Il videogioco è un media che può canalizzare importanti messaggi. Un'occasione buttata nel cesso perché un gioco di merda non canalizza bene nessun tipo di messaggio. Quindi io apprezzo l'intento, apprezzo anche l'intelligenza, no? Perché questa parte astratta, la chiesa, la fabbrica, sono toccanti, ma vanno anche poi a riprendere un simbolismo molto forte. A me viene in mente. No, non mi viene in mente il titolo, però vabbè, comunque c'era un film abbastanza importante che ricreava la fabbrica in maniera simile a questa. Insomma, io auguro fortuna a Pinkerator, gli auguro che la ragazza se lo tenga e non lo lasci una volta che lei si disintossica. Spero che lui non muoia di overdose, che continui a fare uso di sostanze. E soprattutto vorrei ancora una volta complimentarmi con il loro amico Vendi Pasticche, il loro amico tossico, degenerato, prode, DJ dei rave, che crea le musiche, perché le musiche sono invece sempre azzeccate e perfette. Io, ma tanto per ridere, vi vorrei mostrare
Se dico un minuto è troppo, neanche un minuto. L'altro gioco che avevo recensito, questi qua, perché uno dice, no, è garanzia di merda questo. Sometimes you, garanzia di cagate, dov'è? Mi sa che l'ho proprio cancellato.